Come si scarica Fortnite? Ciao ragazzi, benvenuti in live, io sono Poldo, sono le 20:42, oggi siamo qui in live su YouTube, oggi con parsimonia si sta qui, si sta in live, finalmente. Io sono un po' raffreddatino perché devo... cioè dovrò un po' soffiarmi il naso. Grazie a Marigold per il terzo mese in tier 2. Vabbè, ippi a te, grazie di cuore. Grazie anche a Scarpa Infocata per il tier 1. Ciao amici. Perché è vero, qua ci sono gli abbonamenti su YouTube, ogni tanto me lo scordo. E avete dei vantaggi se li fate, è fighissimo. Non so perché li ho attivati, però se volete farlo, tanto so, per il supporto c'è. La cosa più figa di avere l'abbonamento sono i badge nei commenti, secondo me. Al di là del gruppo Telegram e vaffanculo, quella roba è... devo iniziare a pomparli, così vi convinco a prenderli. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Avete passato una buona giornata? Come state? Tutto bene? Come va? Io non c'ho soldi, non ti preoccupare Gabriele. No, non è vero, li hai i soldi. Potresti vendere il telefono con cui stai guardando la live. Vedi, ho capito. Quanti guardano la live da telefono e quanti guardano la live da computer? Questa è una domanda interessante, che dite? Abbiamo un sondaggino. Da dove guardi la live? Computer, telefono. Sì, vabbè, poi ci sarà il classico alternativo del cazzo. Tipo, sì, io lo guardo da Nintendo 3DS. Vabbè, ok, siete una misera parte così piccola che non conta. Non so nemmeno se puoi guardarli dal Nintendo 3DS. No, un brufolo. Orribile. Niente, adesso vedrete solo quello, che palle. No, ma il cane è orribile. Continuo la live così. Ma se guardassi da TV, ecco, niente, orribile. Il 57% di voi da telefono, mamma. Ma come fate a guardare la live da telefono? Cioè, se tipo dovete andare un attimo su WhatsApp, si stoppa la live. Dovete avere per forza YouTube Premium per averlo. E poi ci sarà il titolo: ma io ho YouTube moddato. Ok, sei una percentuale bassa, ok? Sei una percentuale misera, tu moddatore di YouTube. Non si fa. Paga la SIAE, no, com'era? Paga il canone RAI, cazzo. Dobbiamo fare il nuovo paga il canone RAI, cazzo. Vabbè, signori, in realtà non era il punto di oggi, perché oggi abbiamo un contenutino interessante. Vai, terminiamo sto sondaggio. Gli alert non vanno. Nemmeno quasi piglia, boh. Io non so, attività degli spettatori. Eccolo, qua ce l'ho. Grazie a Michele per l'euro donato. Grazie di cuore, Michele, sono contentissimo di quest'euro. Grazie di cuore, bello. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore, bello. Allora, dicevo amici, stasera abbiamo... io che mi soffio il naso come primo contenuto. No, non è vero. Stasera abbiamo un contenuto. Come avete visto dalla copertina di questa live, perché l'avete visto ovviamente questa live, oggi abbiamo una reazione a un qualcosa. Diciamo che di recente ci siamo buttati nel mondo delle web series cringe provenienti da TikTok con Potere Kawaii. Nel mio canale potete trovare un video, se non l'avete visto, ma se siete qua è perché siete miei fan accaniti e probabilmente quel video l'avete già visto e quindi pochi cazzi. Ma per chi non lo conosce, ho fatto uscire circa un mesetto fa, minchia, ho fatto tutti sti video in un mese. Madonna santa. Ho fatto uscire questo video chiamato Potere Kawaii, che è un video di 11 minuti in cui reagiamo a una web, a una serie TV, non lo so, una roba di cringe di TikTok chiamata Potere Kawaii. Potere Kawaii è una serie fatta da una coppia di TikToker, ok? È arrivata alla fine, è stata annunciata la season 2 e tutto quello che cazzo volete. Maglia di me contro te. Cioè io sto facendo un discorso e tu mi dici maglia a me contro te. Cioè tu mi hai interrotto per un discorso serio, però...
Ciao ragazzi, questa è la maglietta dei me contro te. La maglietta dei me contro te. L'aura potente. La sento, sento l'energia. Sento l'energia di lui e Sofia entrare dentro di me. Tra l'altro vi voglio raccontare una storia molto divertente. Ovvero che quando mi è arrivata questa maglietta, sono stato chiamato al telefono dal produttore perché mi ha chiesto: ma sei sicuro? Cioè, sei sicuro? Perché di solito noi stampiamo questa maglietta per i bambini di 10 anni. Siccome mi hai ordinato una XL, volevo capire se hai sbagliato o se sei veramente così coglione da comprarti una maglietta XL. E io, giustamente, al telefono faccio: beh, è per... cioè, sì, no, è per me, non ho sbagliato, era mia. Cioè mi hanno chiamato per dirmi: ma sei sicuro che vuoi questa maglietta? E io ho detto sì. Quindi 15 euro spesi benissimo, tutto bene. No, in realtà, oddio, con gli occhiali da sole no, però. È strano giustamente vedermi con una maglietta a maniche corte, però... cioè con una maglietta bianca, volevo dire. Niente, sostanzialmente ragazzi, questa è la maglietta. Solo che non era il fulcro del discorso. Procediamo al contenuto di oggi dopo questa incredibile maglietta di me contro te. Dicevo, stavamo parlando del discorso e... del discorso contenuto di oggi, del discorso web series che guarderemo oggi. La serie, signori, che guarderemo oggi parla di due TikToker, ok? Non è potere kawaii, ve l'ho nominata prima per farvi comprendere cosa può creare TikTok, oltre che dei banalissimi meme, può creare anche delle serie, può creare delle effettive serie, e ne è la prova potere kawaii. Ma oggi non reagiamo a potere kawaii, reagiamo a qualcos'altro. Una coppia di TikToker che io non conoscevo, ammetto che non conoscevo perché quando mi hanno scritto... Mattia. Quando mi hanno scritto io non avevo idea purtroppo della cosa, mi hanno detto solo: Poldo, hanno fatto una serie sti TikToker e quindi è il momento di reagire. E io ho detto: cazzo, ma devo reagire per forza, cioè è il mio contenuto. Sono ovviamente Ninna e Matti, no, sono Mattia e Greta. Prima di iniziare con la serie devo un attimino leggere chi sono Mattia e Greta, perché non ne ho la più pallida idea, e lo farò con questa orribile schermata bianca, con questa orribile schermata bianca fastidiosissima per gli occhi. Allora, chi sono Mattia e Greta? Come si sono conosciuti? Tutte le curiosità sulla coppia super virale di TikTok. Ovviamente articolo di Webbo, ricordato come una delle pade del giornalismo cringe italiano, incredibile. No, perché si occupa solo di gossip, se non sbaglio. Webbo di gossip nei social italiani, quindi c'è, cioè, roba veramente che non me ne frega un cazzo, banalmente. Infatti non credo di aver mai aperto nulla di Webbo. Allora, Mattia e Greta, la nuova coppia che sta spopolando, ok. Nei per te ultimamente vi è capitato di trovare i video dei ragazzi in foto che rispondono alle domande degli utenti sulla loro relazione? Se sì, vi sarete chiaramente chiesti chi cazzo siano. Ah no, scusate, ho letto questo asterisco e ho pensato chi cazzo siano. No, assolutamente. La loro storia, loro sono Mattia e Greta, sono fidanzati da circa un anno. La loro storia a distanza sta facendo impazzire il web. A distanza? Ah. Il loro profilo di TikTok conta tipo 90.000 followers. Sono tipo uno del Trentino e uno della Sicilia. Non male, scopriamo qualcosa in più su di loro. Mattia Bezzi ha frequentato l'istituto tecnico nell'ambito della meccanica, mentre Greta Barresi è un estetista. Non hanno specificato la loro età, ma sono molto giovani. Lui lavora già online, mentre lei inizierà quest'anno. La loro è una relazione a distanza, come abbiamo già anticipato. Lui abita a Rimini, mentre lei vicino Milano. Lui è di Rimini, cioè io ce l'ho a mezz'ora di treno. Ma questa roba è fantastica, posso andare a intervistarlo direttamente. E allora come hanno fatto a conoscersi? Vabbè, tutto è partito da una live su TikTok che lei sta facendo con le sue amiche. Lui è entrato nella diretta casualmente, faceva un sacco di domande per sapere tutto su di Greta. Minchia, ma tipo, ma che domande? Tipo, quanti, cioè, qual è il tuo numero di piedi? O cioè, quanti lenti hanno i tuoi occhiali? Quanti pantaloni jeans hai o qualcosa del genere.
Poi lei ha scritto su Instagram e subito il giorno dopo si sono visti. Insomma, un amore a primo click e nato in maniera totalmente random. Certo, io due si amano davvero tanto e sono inseparabili. No, questa cosa è una cosa bella. Io vorrei continuare a leggere questo articolo, ma mi sembra di una noia devastante. Dicevo, scusatemi, mi sembra di una noia devastante. E perché no dei figli? Vogliono fare dei figli. Scusate, sto leggendo le parole chiave, non va bene, mi sto facendo bloccare da queste mere parole chiave. Allora, dobbiamo cercare il loro canale, che è Mattia e Greta. Altro signore, vi tengo a ringraziarti ringraziarvi per i 311k. Grazie ragazzi, grazie di cuore ragazzi. Allora, guarda i Webbo Awards, Poldo, guarda, io spero di non essere in nessuna delle tre. Amici miei, si inizia dal primo episodio. Ti racconto come mi sono innamorato di te. Episodio 1, Mattia e Greta. È una storia d'amore, immagino. 430.000 visual, ragazzi. Cioè, qua potere kawaii in confronto è underground. Menzione d'onore all'inizio della serie, che parte con un countdown di 10 secondi, che poi non sono 10 secondi, perché vabbè. Questa transizione, che ho scritto oggi ti racconto come mi sono innamorato di te, episodio 1, cioè già il titolo con la fonte, meravigliosi. Qualcuno ha capito cosa ha detto? Aspetta, sto tornando indietro perché già, cioè... Veramente bella. Partiamo dai primi 9 secondi. Transizione di PowerPoint e qualcos'altro che non ho sentito, però qualità 2013, è vero. Mettiamo i sottotitoli, boh, sottotitoli. Non la percepisce nemmeno come voce. Scriviamo. Mi ha detto che scriviamo. Allora, o stanno usando come videocamera tipo la penna, quella per spiare, o lei è in cucina e sta zoomando interamente sulla sua faccia. A parte che questo screen è terrificante, vabbè, ma ogni persona se la screeni tipo nel momento sbagliato ci esce una foto orribile. Wow, ha detto che vuole vedermi. Chissà cosa succederà domani. Wow, sono contentissimo. Incipit, questo è quello che abbiamo letto, quindi è una storia vera effettivamente. Cioè loro hanno realizzato una serie TV, quasi un biopic a questo punto, una serie TV pic, non so come si chiamano, sulla loro storia, ma è fantastica, in 4K immagino. In 4K veramente, ma in 4K, lo sta... è in 4K, cioè, è un fottuto 4K questo, guarda. Vabbè. Ma non lo guarderò in 4K magari, perché è un po' troppo. Ciao. Ciao. Allora, partiamo... Scusate, è che io voglio commentare anche la recitazione, perché io sono esperto di storytelling, tutte queste cose, quindi sono molto curioso. Partiamo dal presupposto che lei fissa in camera, cioè lei proprio sta fissando la camera e non si accorge dell'arrivo di questa persona che stava aspettando fino a quando non ce l'ha a 5 centimetri dalla faccia. Ehi, hey, ciao! Cioè, ma lo vedi arrivare? Cioè, sei in un parco gigante. Ciao. Ciao. E poi cambia espressione, tipo come se non l'avesse visto, capito? Hai triggerato l'NPC. Come stai? Bene. Bene, dai. Finalmente ci incontriamo. Veramente, cioè... Finalmente, ma non si sono conosciuti tipo il giorno prima. Comunque, scena sulla panchina degna di Breaking... Della scena sulla panchina di Breaking Bad. Se pensa che io non me l'aspettavo proprio di trovarti dentro quella live di TikTok, sai? Infatti io non la volevo neanche fare, la live. Lei, diciamo... Se
Sembra un doppiaggio, sembra il doppiaggio italiano di Evangelion di Cannarsi. Volevo neanche fare online, l'ho fatto cosa abbiamo detto ed aiuta molto farlo. Ecco il cosa abbiamo detto è letteralmente, cioè che qui... Capita, cioè se dovevamo incontrarci facendo un incontro, secondo me non veniva fuori questo incontro, vero? Se dovevamo incontrarci al di fuori di questo incontro, non veniva questo incontro? Non veniva fuori questo incontro, vero? Ora, il problema di Cannarsi è che lui traduceva il giapponese dal giapponese all'italiano senza andare a modificare, insomma, verso quello che è la costruzione italiana. Quindi lui traduceva parola per parola, letteralmente, dal giapponese all'italiano. Ma qua, cioè, non c'è questa conversione di lingua. A meno che lui pensa in italiano, poi traduce in tedesco e la bocca lo dice in italiano, è un altro discorso, eh. Però c'è... Non lo so, è un po' difficile la comprensione. Emma, grazie per i 2,49€. Peggio di potere kawaii. Almeno questa c'ha le riprese fatte come si deve. Però certo, l'audio... Almeno non c'è Vivian che fa... Ma cosa sarà mai? Cioè, adesso... Ragazzi, è al massimo il volume. Io usiamo un booster, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è Todova. Volume control, bomba, facciamo così, è meglio. Comunque, cioè, per me musica. Cioè, ma tu guarda quando l'intelligenza artificiale di YouTube che traduce i sottotitoli è così in confusione che pensa che due tizi in un parco che parlano a bassa voce sia musica. Anch'io lo sai, perché comunque, cioè, per me è strano, cioè, nel senso, io ho avuto le relazioni in passato, ma non così. Io non l'ho neanche mai avuta, quindi non mi aspettavo questa cosa. Ma perché adesso state parlando di relazioni, ragazzi? È mancato un passo, cioè questa non è la prima volta che vi incontrate, dovessi chiedervi come stai, come è andato il viaggio per arrivare fino a qua, fai un commento sul meteo, fai un commento faccia a faccia freddo, non è che tu arrivi così al parco, sì, non sono abituato perché le mie vecchie relazioni... Oh! Cioè, ok rompere il ghiaccio, però, vabbè. Esatto, cioè noi avevamo molta ansia, Esatto, cioè noi avevamo molta ansia e avevo molta ansia di non riuscire a vederti perché sai, è successa una roba sto weekend che ha rischiato di impedire il fatto che ci potevamo vedere. Anche perché... Mamma mia, che costruzione! Era in ansia perché nel weekend ha rischiato che succedesse qualcosa che gli avrebbe impedito di vederla. Mamma mia! Oggi è domenica e appunto sono riuscita a venire qua perché fino al capolinea appunto sono venuta qua in tu sei. Fino al capolinea puzzo. Perché fino al capolinea appunto sono venuta qua e tu mi sei venuto a raggiungermi e quindi il forte accento romagnolo me, appunto c'è il pullman domenica e domani poi devo andare in vacanza con i miei genitori. Cavolo, però che scatole che vai in vacanza, cioè... Cioè, gli ha detto, cioè, lei ha risposto al suo pippone incredibile dei cazzi suoi con altrettanti cazzi suoi e lui ha risposto: che palle che vai in vacanza. Cioè, ma no, dovresti dire tipo: che bello che vai in vacanza, spero ti divertirai. E poi glielo, magari un giorno riusciremo a fare un viaggio. No, che palle che vai in vacanza. No, ma fra, ma non c'è bisogno. Per fortuna che comunque, cioè, possiamo vederci, vero, quando finisce. Sì, dai, io tanto sto... No, ragazzi, io non ce la faccio. Cioè, capisci qual è il copione? Che palle che vai in vacanza. Almeno quando torni, però, possiamo vederci. Sì, dai. Settimana giù, a Rimini.
e se vuoi ci scriviamo, facciamo una videochiamata, ci chiamiamo e... Come facciamo una chiamata a 5.000 euro? No, che cazzo è? No, no, assolutamente no. Siamo finiti su altri livelli di layer che non devono essere toccati. Poi quando torno ci vediamo. Dai, non vedo l'ora, cioè per me è veramente una cosa bellissima vederti, stare un po' insieme a te, cioè. Mi spiace che comunque non possiamo stare tanto oggi, appunto per il fatto che è domenica, che il pullman parte tra 10 minuti circa, e quindi però è già tanto comunque se abbiamo scoperto appunto che il pullman porta qua, perché se non ci fosse stato il pullman appunto non c'è. Ragazzi, no. Ragazzi, scusate, io vorrei tipo stare zitto e boh, cioè fottermene, però comunque c'è cioè, questa linea di dialogo, 13 minuti circa, e quindi però è già tanto comunque se abbiamo scoperto appunto qualcuno di portafogli, perché se non ci fosse stato con noi nel frattempo, Va va. bene, dai, allora ci vediamo. Ci vediamo tra 10 minuti. Va bene, quando torno. Ciao. Ciao. Cioè, ragazzi, io penso che se ci fosse un poliziotto che controlla il parco e vede questa scena, o pensa che sia una qualcosa di molestia strana o uno spaccio. Cioè, non lo so, è stato boh, cioè, si sono incontrati per un totale di 1 minuto, no, 2 minuti e 44 secondi. E io, cioè, boh. Si sono sentiti per nulla praticamente. Vabbè, oh, ognuno. Ok, wait a moment. Devo ringraziare nessuno, no, ok, ho ringraziato tutti quanti. Ok, a posto. Mi sa che è un po' sbilanciato l'audio, eh? Questa impressione. Dio santo, ma che paura! Ok, qua è passata una settimana. Copyright, 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 a posto. Copyright. Il volume è 100. Speriamo che arrivi presto, perché veramente c'è bisogno che arrivi. Cioè, veramente, ho bisogno che venga. Ciao! Di nuovo, sta scena da NPC tipo. Ho bisogno che venga. Ho bisogno che venga. Perché veramente ho bisogno che venga. Guardando dr tipo dritto. E non si accorge che dal parco sta arrivando fino a quando non ce l'ha a 2 centimetri dal naso. Ciao, non Edoardo, Ciao! grazie per l'euro. Bene, te? Bene, Mi fa piacere. Il bacino non era Allora, molto cosa mi convinto. racconti? Beh, è passata una settimana, l'ultima volta che ci siamo visti, siamo stati qua, quindi, cioè, che bello vederti, veramente bello. Infatti, Ci sono i rieni! Luca Ross, grazie per l'euro. ieri sono tornata dalle vacanze. Come sono andate Ci le sono vacanze? i rieni! Dai, sono stata al mare, mi sono divertita, ho passato proprio delle belle giornate, ci voleva. Dai, mi fa piacere. Allora, a parte che hanno avuto lo stesso dialogo, però non. Uè, scusate. Dicevo, a parte che era letteralmente lo stesso dialogo, identico, 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 ma più che altro, c'hanno i giubbotti, è inverno, dove è andata in vacanza? Cioè, al mare, perché ha parlato di mare, boh, vabbè. Piacere che hai passato una bella settimana al mare, dai. Ma dove sei andata al mare? Sono andata a Riccione. Ah, sì. Risposto. A Riccione, io non so che. Guarda, io sono di Ravenna, quindi è abbastanza vicino Riccione. Ci sono stato e non è che boh, ci siano tanti meridiani di distanza a tal punto da cambiare il fuso orario e anche il clima. Perché vi posso assicurare che in Emilia-Romagna, nella provincia di Ravenna e nella provincia di Rimini, c'è lo stesso identico meteo. Quasi, varierà pochissimo, ok?
d'autunno, se tu giri col bomber e i pantaloni lunghi, non ti fai un bagnetto, capisci? Sono dei buchi di trama. I buchi di trama sono il problema minore, beh, effettivamente. Grazie, error not found per l'euro. Minchia, che ruttone. Vai. È andato a ricciare, ma non è inverno? Sì, però comunque sono andata... Cioè, non sono andata al mare, ma sono andata a fare un giro appunto a Riccione. Perché avevo voglia. Va con bene. I miei genitori. Allora, Mattia si rende conto del buco di trama e quindi ha risposto: ma non è inverno? E questa è una domanda lecita. La cosa peggiore è che lei si accorge di aver detto una bugia e quindi deve dire qualche altra stronzata per liberarselo. Lui capisce e dice... Va bene, cioè capisce proprio la presa per il culo. Chissà perché gli sta mentendo. Dai, bene, dai. Tipici incontri su Tinder. Una settimana abbastanza intensa. Tutto pensato, non sapevo veramente chi pensare di altro a parte te, non lo so. Cioè, avevo proprio in mente di pensarti, veramente non avevo senso della parola. Cioè. Grazie. Infatti anche tu mi sei mancato comunque, ci siamo scritti. Vabbè che abbiamo fatto un po' fatica a fare la videochiamata, cioè sì, l'abbiamo fatta, ma non tutti i giorni, perché comunque i miei genitori non sapevano di questa appunto, nostra relazione e non lo sanno tuttora. E... Ok, quindi stanno spiegando il copione attraverso un dialogo, come se fosse in terza persona. Però la frase "non sapevo a chi pensare se non a te", non lo so. È molto romantica, però anche "avevo in mente di pensarti" è incredibile. Allora, mi segno "avevo in mente di pensarti" come una delle frasi migliori di questa sera. A fine serata facciamo la compilation. "Avevo in mente di pensarti". Boom. E appunto, perché siamo amici adesso. Vabbè. Però devo dire comunque che mi piace molto. Anche tu. I nostri genitori non sanno della nostra relazione perché siamo amici. Però mi piaci mo. Allora, non è molto chiaro purtroppo. Ho capito che non hanno potuto fare una videochiamata. Mi ero perso quando si sono fidanzati. Infatti non sono fidanzati. Cioè, però ho capito dire... I miei genitori non sanno che siamo fidanzati perché non siamo fidanzati. Però mi piace molto. Il copione è strano, capisci? Tantissimo. Devo dire che... Mi segno anche i miei genitori non sanno che siamo fidanzati. I miei genitori non sanno che siamo fidanzati perché non siamo fidanzati. E giustamente non fa una piega perché non siamo fidanzati. Non fa una piega, giustamente. Il bacio e poi lo sguardo da psicopatico. Ti è piaciuto? Ti sta piacendo? Ora, io so che voi siete molto giovani e non so quanti di voi siano molto grandi e toccare questi temi è abbastanza strano, però vi posso assicurare che "ti è piaciuto" è una di quelle frasi da non dire mai durante né un bacio né altro, ve lo posso assicurare. Prendetelo come lezione. Dire "ti è piaciuto", non lo so, per me fa strano. Poi vabbè, ovviamente prendete i consigli che volete. Questa è una cosa che ti volevo dire. Anche a me piaci molto. Anche a me piaci molto. E quindi taglio. Gaming. Ah, il taglio perché... E quindi lo scopriremo nel prossimo episodio. No, ragazzi, siamo già alla fine dell'episodio. Allora, questo episodio è stato molto bello, però la copertina già mi ha spoilerato tutto quanto. Sapevo che si sarebbero messi insieme, dannati trailer. Allora, prossimo episodio si chiama "Ti racconto come mi sono innamorato di te". No, anche il primo episodio si chiama "Ti racconto come mi sono innamorato di te". Allora, c'è un po' di problemi di branding forse. Io l'avrei impacchettata un pochino meglio la serie. Ma questo è il vecchio episodio. Anche a me piace molto. E quindi?
ora di fidanzarsi. Assolutamente. Sì, per me è un onore stare insieme a una persona. A distanza di 30 secondi c'è un gap di volume atroce. Sì, per me è un onore. Scusatemi, non so, non devo mettere i sottotitoli. Cercare di fidanzarsi. Cercare di fidanzarsi. Sì, per me è un onore stare insieme a una persona come te. Allora. Comunque la posizione da gamba accavallata è incredibilmente proprio presa da posizione. È lei che controlla la situazione. Il giorno dopo. Oh. Dai, adesso ti faccio vedere casa mia. Allora, faccio vedere casa mia allora. Ti faccio contento. Sono veramente contento. Veramente tanto di vedere. Sono contento che mi fai vedere. Dai, ma un po' di pathos, un po' di energia. Quelli di Potere Cavaliere erano totalmente, cioè totalmente pieni di pathos. Questi zero. Vieni, questa è casa mia. Permesso. Vieni, questa è casa mia. Permessa? Ma poi che parola è permessa? Dai, ti mostro camera mia. Va bene, non mi devi... Però lui è già a suo agio nella casa. Prende posizione chiudendo la porta. Non la fa chiudere a un ospite. Cioè, io ho questo problema. Quando vado a casa, cioè, visito per la prima volta una casa e non ho un rapporto incredibilmente alto, cioè non sono confident, tipo, mi fanno entrare e sto letteralmente così, tipo, cioè tentando di occupare meno spazio possibile in un angolino, tipo aspettando che qualcuno mi dia il comando, tipo vieni qua, muoviti fino a qua, vieni in cucina, siediti qua. Cioè io ho bisogno di questi comandi quando entro a casa di qualcuno che non conosco, sennò cioè sto a disagio. Addirittura a chiudere la porta, uscire il giubbotto, no, c'è troppo, ragazzi, ansia sociale al massimo. Io la camera tua. Vieni pure. Ah, questa è la cameretta famosa dei TikTok. Pensavo fosse una transizione, invece c'è solo la luce. Camera che c'è? Siediti se vuoi. E chiude pure la porta. Ecco, errore 1. Entrare a casa di una ragazza e chiudere la porta della sua cameretta potrebbe far intendere ai tuoi genitori una cosa orribile. Lasciate la porta aperta. Siate più confident con voi stessi. Vuoi qualcosa da bere? Beh, effettivamente c'ho un po' di sette, mi daresti un bicchiere d'acqua? Un po' da bere, sì, effettivamente c'ho un po' di settembre qui. Dai, va bene, vado a prendercelo. Comunque, devo dire... La lentezza della cinematografia di questa serie, mamma mia, sembra il remake di Funny Games del 2000, non mi ricordo. Mamma mia, sti piano sequenza, tipo, direi che si alza piano piano, si dirige verso la porta, si gira, apre la porta e fa sì che la porta faccia quell'orribile rumore, quel... Che c'è proprio una bella casa. Grazie, arrivo. Esce dalla porta. Comunque devo dire che è una bella casa. Rientra. Grazie. Chiude la porta. Cioè, ma stai tornando? Perché c'è bisogno di chiudere la porta? Cioè, lasciala aperta. Una bella camera. Allora, ragazzi, aver trovato una persona che veramente mi ama per quello che sono veramente, ma veramente
contento. Allora, qua abbiamo la rottura della quarta parete, perché lui guarda in camera e dice ragazzi. Quindi o sta parlando con tipo delle persone che non esistono messe qua, o si sta riferendo allo spettatore. Sembra il video dei becchi su Bergamo TV. Sì. No, a me fa troppo ridere questa scena da NPC tipo fermo. Che bella questa camera. È proprio una casa fenomenale. Questa camera mi piace tanto. E poi che bella aver trovato una ragazza, però che mi ama per quello che sono. Cioè, cosa avete fatto? Una videochiamata? Al parco, il bacino? Ora ti ha portato a casa? Cioè, come fai a saperlo che ti sta amando per quello che sei? Lo stai percependo? Cioè, quali sono stati i segnali che ti hanno fatto capire che lei ti ama per quello che sei? È un po' presto, forse. Ma nemmeno una settimana, forse nemmeno un mese può bastare, chi lo sa. Di quello che sto facendo. Eccomi, tieni. Cioè, immagina che lei rientra in camera e trova lui che fa. Sono veramente felice. Veramente, veramente. Grazie. Ma stavo pensando ad alta voce. Grazie. Ma ragazzi, c'hanno 200 di ping, non è comprensibile. Guarda, se permetti mi metto lì, così almeno ti guardo in faccia e possiamo parlare. Ragazzi, stiamo a 3 minuti di video, l'unica cosa che hanno fatto è entrare in camera, prendere un bicchiere d'acqua, berlo e switcharsi di posto, dai! Dai, è lento, è tutto così lento! Ok, questa scena mega awkward, posso cambiarmi di posto, cioè... Quindi... Musica. Bella casa tua, lo sai. Fa piacere che ti piace. Allora qual è il tuo hobby? Mi piace molto casa tua. Sono contento che ti piaccia. Allora qual è il tuo hobby? Sembra la chat con... Come si chiama? Avete capito? No, non è chatbot. Ci giocava Favij. Dai, avete capito? Era un'intelligenza artificiale... Cleverbot, bravissimo. Sembra Cleverbot, Dio santo. Cioè, è Cleverbot letteralmente in italiano, in provincia... Cleverbot italiano, istruzione... No, non è qua. Vabbè, avete capito comunque che è letteralmente Cleverbot. Io in questo momento mi piace molto smanettare il computer. Ma te qual è il tuo, invece? Allora, io ho fatto la scuola di estetista, sì. Quindi... Mi piace molto l'ambito di estetica, cioè fare le unghie, fare massaggi, fare pedicure, tutte queste cose qua. Infatti quando non ho niente da fare faccio, magari mi faccio le unghie, mi faccio l'aceretto, mi faccio le sopracciglia. Ho capito. Questa potrebbe essere una velata critica che il regista ha voluto inserire per dire che chi studia estetica alle superiori alla fine l'unico cliente che ha è se stesso o tipo l'amica di tua mamma che c'ha tipo... 50 anni, no? E viene che c'ha, capito? Cioè, sembra una pera quando tipo la metti sul fuoco che evapora tutto il liquido e quindi diventa insecchita e gli devi fare la ceretta. Potrebbe essere una critica questa qua, non lo so. Non lo so. Wow, quindi proprio sei proprio una persona che ti piace vedere le cose estetiche, no? Sì, anche. Sei una... Vabbè, ragazzi, la devo segnare. Sei una persona a cui piace vedere le cose estetiche. Cioè, estetiche in che senso? Cioè, estetico può essere positivo, può essere... Cioè, estetico non è una cosa che vuol dire... Boh, cioè, che... estetico non ha questo significato di bello brutto. Cioè, una cosa estetica... Veramente, cioè, io non so, ma... Io te penso che ho sempre desiderato avere una ragazza che gli piaccia fare estetista, che gli piaccia fare le cose che gli piace fare veramente, no? E io... Scusate, non ho capito quest'ultima linea di dialogo. Vorrei tornare indietro per vederlo, ma non lo capirò, quindi andrò avanti. Mi è piaciuto lo switch di dialogo tra io faccio le unghie a sono contento di avere una ragazza come te. Tra l'altro lui ha gli stessi input che ha Favij quando reagisce a un videogioco. No, vabbè ragazzi, sono veramente estasiato da questo videogioco.
a livello fisico proprio mi piacerebbe cambiare un po' comunque, lo sai? In che senso? Mi piacerebbe una bella accettata. Io ho sempre paura di andare dall'estetista, ti dico. Mi servirebbe una bella accettata. Io credo che non sia quello che ha detto. Una bella accettata. Io ho sempre paura di andare. Ha detto letteralmente una bella accettata. Vabbè, Dall'estetista, ti dico solo questo. Vabbè, adesso ci sono io come estetista. Cioè, ci manca Ah, ha detto Ceretta, ok. proprio anche te come estetista e poi l'avevo visto, cioè, nel senso. Ma tu c'hai un cane? Sì, scusami, ma c'ho il cane in questo momento. Probabilmente c'è gente che sta arrivando e quindi abbaia. Non farci caso, è sempre così. Però vedi, come Leonardo DiCaprio che dà un pugno al tavolo e si fa male con il vetro nella mano, ma continua a recitare col sangue che esce, lui imperterrito, anche loro c'è il cane, boom, dentro la scena. Riprendono, vanno fuori dal copione, inseriscono il cane nella scena e creano immediatamente una nuova linea di dialogo. Questa è improvvisazione e riescono Comunque, immagino, anch'io c'ho un cane, quindi è molto, cioè, ogni tanto dà un po' fastidio questa cosa, no? Però comunque posso dirti che è veramente. Non è mai stato nominato il fatto che il cane dà fastidio. Cioè, perché hai dovuto esordire con "ho anche un cane, quindi capisco dia fastidio"? Cioè, non ha mai detto che gli dà fastidio il suo cane, ha detto che sta abbaiando perché c'erano altre persone. Cioè, stai sottintendendo che ti sta rompendo il cazzo, banalmente. Intendi. Bello, bello. Fratelli, sorelle, quanto siete in famiglia? Io siamo in quattro, ho il fratello 3 anni più piccolo, come te, Quindi e 2003. sì, esattamente. Che vuol dire 3 anni più piccolo come te? Cioè che è identico a lei, che è come lei, quindi una femmina. Tra l'altro, auguri per la giornata mondiale delle femmine. Auguri a tutte le femmine che ci sono in chat. O come lei, nel senso che è 3 anni più piccola lei, ok, hanno la stessa età. Esattamente, e non vado tanto d'accordo con lui, nel senso Vabbè. che ogni tanto c'è qualche litigata o qualcosa che ci impedisce Io voglio immaginare queste enormi litigate. di andare d'accordo, no? Però ci piace a tutti e due giocare alla PlayStation. Dimmi che sai giocare alla PlayStation anche te. Sì, più o meno, però comunque ti capisco perché anche a me piace giocare alla Play, non ci gioco sempre, però mi piace comunque giocarci in compagnia, quindi nel caso se vuoi un giorno possiamo provare a giocarci. Beh, sarebbe bello giocare. Ti volevo chiedere, ma oggi a pranzo cosa fai te? Guarda, io avevo pensato di fare la... C'è una linea di dialogo sulla PlayStations. La linea di dialogo sulla PlayStations mi è piaciuta. Speravo in una frase tipo "vabbè, la donna perfetta perché mi fa giocare con la PlayStations". E invece no. E invece no. Ups. E invece no, ragazzi, niente linea di La dialogo. Quindi piadina. sei la ragazza perfetta. Avevi pensato di fare la piadina? Quindi mangiamo la piadina? Ti va se posso rimanere qua a pranzo da te e mangiamo qualcosa insieme? Sì, certo. Allora, amici maschietti che siete in chat, mi rivolgo a quelli più piccoli. Quando vi, cioè, la vostra appena conosciuta ragazza vi invita a casa a parlare, ok, go confidenti, ma autoinvitarsi. Lui è stato fortunato perché gli ha detto sì, però magari gli ha detto sì anche se gli ha dato fastidio. Potrebbe risultare un po' troppo, tipo, non lo so, autoinvitarsi è sempre una cosa strana, ci deve essere il giusto contesto. Non è che il contesto qua è la piadina, perché tu hai chiesto cosa mangi a pranzo? Piadina. Ah, allora posso rimanere? Cioè, se ti rispondeva che ne so, umani, tu dicevi no, guarda, grazie, ma passo. Cioè, ti sei letteralmente autoinvitato, Vai, allora fra. andiamo in cucina. Andiamo a preparare. Allora andiamo in cucina pure, capito? Bellissimo. Wow, mi ci voleva proprio una bella piadina, lo sai? Infatti l'ho fatta io.
Ma buona, molto, molto buona. Procede a mangiarsi una piadina poi. Molto, molto buono. C'è un pathos incredibile e lei mi sembra infastidita as fuck, però come si chiama, il cane è effettivamente un canetto carino. Canetto carino sempre accettato. Ma il tuo cane è sotto per rubarmi? Madonna mia. Ma il tuo cane è quello che ti crea problemi. O qualcosa di simile, ha detto qualcosa del genere, non ho capito. Il cane è il miglior personaggio. È il più naturale. Ho una Sì, è voglia di buono. piadina. La piadina è vuota, intanto non è vuota perché puoi vedere da come la sta mangiando il fatto che non sia vuota. Più che altro, la piadina vuota è buona, raga, un botto di volte l'ho mangiato. La piadina chiusa, ma che cazzo di piadina mangi? Quelli si chiamano crescioni o cassoni in base alla zona dove sei, però non, cioè, queste qua sono piadine, quelle chiuse sono altre. Ugo. Che figuraccia. Che figuraccia. No, non rimettere sul piatto. Non lo rimettere sul piatto. Ma piuttosto usare. No, non ci sono posate. Spingilo in bocca e vaffanculo. Ci metti un secondo. Non staccarlo e metterlo sul piatto. Bravo, va bene il Galateo, va bene tutto. Però, capito? Cioè, io lo faccio. Magari mi è pure capitato di farlo, capito? Magari quando sono da solo a casa mia. Magari ci sono degli amici, non me ne fotte un cazzo, cioè non sono uno di quelli. Il Galateo devi mangiare con il fiocchetto qui. No, quello no, quello no, no, assolutamente. Però capisco che se sei a casa della tua futura moglie al primo appuntamento, letteralmente, cioè o al secondo e il terzo, non è che vai a fare queste cose. Non volevo creare. Non volevo cagare. Non volevo creare. Non volevo creare. No. Vabbè. Intanto sono un po' smanato. Non cambia tutto. Ma nessuno sta notando il fatto che stanno mangiando con una sedia da studio? No, vabbè, niente. E al di là di questo, mio Dio, quanto è lenta sta scena. Allora prima te li dai cosa questa pedina va a 10. Anche se non sei la maniera, abbiamo imparato. Ho guardato i miei video. Mi insegna, però veramente buona, mi piace veramente tanto. No, ragazzi, c'è un senso di awkwarding. Scusate, devo pimpare questa scena a livello di editing. Ok, dov'è? Pom. Veramente buona, mi piace veramente tanto. Una piedina, mi mancava non avere una piedina così, cioè sentire da una persona che non è della Romagna che sa fare la piedina. Comunque quel cane è stato tutto il tempo là e alla fine non gli hanno dato un pezzettino. Poverino, povero canetto, povero canetto, povero canetto. E ti ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio. Adesso devo andare che devo tornare a casa. Questi cazzo di rape di merda. No, dicevo,
C'è sempre la roba alla One Piece, no? Che sta per succedere qualcosa e poi c'è il tube continuo, hai capito? Però qua è fatto magistralmente, perché ti dicono una frase ma non ti danno la risposta. Per sapere, volete sapere dove va a casa Mattia? Che vuol dire dove va a casa Mattia? Beh, cioè la risposta dovrebbe essere a casa. Io credo che doveva essere... Volete sapere dove va Mattia? E nel prossimo episodio scoprivi a casa. Cioè, volete sapere dove va a casa? A casa sua, penso. Dove va a casa Mattia? Io non ce la faccio. Oh, grazie di cuore a Siria Larissa Lo Bianco, scusami, per l'euro donato in chat. Grazie davvero di cuore per l'euro. E grazie anche a Brutaleddi per il TR2. Ciao Brutaleddi, puoi entrare nel gruppo Telegram? Lo trovi nella sezione abbonati, dovresti trovare il link là per entrare, ti aspetto dentro. E poi c'è sempre questa musica dubstep di sotto. Non ha il copyright? No, non sembra avere il copyright. Ah, leggiamo i commenti che penso siano anche importanti. Ed è qui che si può intravedere il genio della scrittura della serie. Verso la fine il Mats e la Grey si salutano, ma non si baciano. Giusto per far capire come l'amore non è ancora totalmente sbocciato, ma altresì è ancora immaturo, grezzo, tutto da scoprire e da accudire, da vivere. Solo una parola per descrivere questo secondo episodio. Wow. Il tempismo perfetto di Mats che le parla mentre lei è già fuori dalla stanza. Lei che rientra per rispondere ed esce di nuovo. Il monologo di lui da solo. Il rumore di lui che risucchia acqua dal bicchiere come un muflone. I pezzi di prosciutto che pensano. Tutta la scena registrata dalla piadina, quasi da film polacco. Minchia, però sta cosa è vera. Sembrano quei classici film, tipo dei film d'autore del cinema tipo polacco, albanese, no? Che c'hanno questa roba della roba, il film artistico. Ed escono queste scene così, bellissimo. Vabbè, tecnicamente il terzo episodio dovrebbe darci più risposte. Vediamo nell'episodio precedente che cosa è successo. Ragazzi, è degno veramente di... Sai quegli anime? Come si chiama quella tipologia di anime? Aiutatemi. Sulla vita quotidiana. Gli... Slice of life. Tipo slice of life, fetta di vita, tipo. Dovrebbero essere sostanzialmente degli anime che parlano di hentai, ecco, non avete capito niente, sono gli slice of life. No, che parlano di scene di vita quotidiane, banalmente, storie tipo questa, capito? Solo che qua, non lo so, secondo me manca qualcosa. Vai! Vabbè, l'abbiamo letteralmente appena visto l'episodio. C'è il copyright questa canzone, scusi? No, non c'è il copyright. TikTok di mia mamma? TikTok mia mamma, Instagram mia mamma, pagina Facebook, TikTok Mattia privato, Greta Mattia privato. Ma perché mettete, vabbè, pagina Facebook? Ma, cioè, la mamma con Instagram, non ho capito. Scusi signora, non volevo, però purtroppo sono incappato in questa cosa. Allora dai, raccontami, tu hai fratelli, sorelle, quanto siete in famiglia? Io siamo in quattro, ma il fratello è sempre per arrabbiarmi. E ti ringrazio. Adesso devo andare che devo tornare a casa. Tornare a casa a Rimini. Ah. Torna a Rimini, chiaro. Tranquilla. Scusate ragazzi, mi dimentico sempre i sottotitoli, purtroppo. Ecco. Tornare a casa a Rimini. Per qualche settimana ci possiamo scrivere. Va tranquilla. Torna, va bene? Va bene. Vale. Facciamo anche delle videochiamate, vero? Assolutamente, facciamo delle videochiamate. Vieni qua. Sì, ma non ho capito se a lei piaccia questa situazione o no. Cioè, non è molto chiaro. Lei sembra tipo... Cioè, a momenti infastidita, a momenti tipo felice. Non lo so, non ho capito. No, va bene. Sono passati 2 anni nell'ultima volta che guardate Intrighi e Passioni. No, non basta Intrighi e Passioni. Ciao. Vediamo che cosa di emozionante. Ah, la mamma! Ciao, Mati! Mamma MVP. Mamma veramente MVP. Bravissima. Questo è il pathos che ci vuole. Brava.
ma dopo già la roba di là. Sì, però guardare in cam no. Cioè, questo è già un errorino. Però almeno ci sta la... la... come si chiama? La... perché è andato con una valigia se è rimasto letteralmente tipo 2 minuti in casa? Cioè, hanno pranzato e tornato. C'era bisogno della valigia. Stupendo. Ragazzi, stupendo, stupendo. Qua c'è stata una carrellata all'indietro. C'è stata letteralmente una carrellata all'indietro con la telecamera che... no, no, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, ma adesso vi faccio un supporto che ti devo raccontare veramente un sacco di cose che sono successe, veramente, perché io non ho veramente parole per descrivere quello che è successo. Io ho bisogno... oh, però che carino che parla con la madre della cosa. Carino. Cioè, veramente, cioè io non so neanche io... com'è possibile? Sì, ma vai diritto al punto. Cioè, io non so veramente che io non so che c'è praticamente. Questa cosa, ma cioè, io, mamma. Dai! Praticamente, una sera ero lì a casa e stavo guardando TikTok, che stavo facendo tutte le. Stavo scorrendo e ho trovato questa live insieme a questa ragazza che io. No, ragazzi, mi fa un botto cringere sta roba, però contemporaneamente mi fa anche tipo pena e quella roba che dico, se ti diverte farlo, fallo. Cioè, se ti piace fare questa cosa, fallo, continua a farlo. Però certo, la recitazione poi... non sapevo effettivamente chi fosse, no? Entro, comincio a parlare e questa mi dice, io abito qui in provincia di Milano, parlo io... ero praticamente vicino a lei, no? E quello che è successo è stato proprio che ci scriviamo e alla fine gli faccio, guarda, questo mio sono, se vuoi scrivimi. E io praticamente ho cominciato a parlare con lei. Lei mi fa, dai, usciamo, vediamoci. Io non avevo parole. Non avevo parole per descrivere proprio la cosa, cioè io... Poverina, la mamma si sta assorbendo questo dialogo di incredibilmente lungo per riassumere un concetto molto semplicissimo. Vedi, mi sta contagiando, ho detto molto semplicissimo, non ho mai detto molto semplicissimo in vita mia, ma da dove mi è uscito? Capito che cosa mi sta succedendo? Mi fa, dai, vediamoci, vediamoci perché... io non vedo l'ora comunque di vederti, di stare con te. E io, anch'io non vedo l'ora, cioè praticamente è una cosa per me. Poi l'ho vista, ci siamo incontrati, pioveva, lasciamo stare che cosa è successo lì, pioveva un casino e non so cos'è altro successo, cioè, per me. Io credo che si stia un po' riempendo di velleità questa storia, cioè non stava piovendo. Cioè, c'era freddo, avevano i giubbottini, però non ricordo che muoveva, cioè che pioveva. Beh, è stato veramente... poi sono tornato a casa e mi fa, guarda, adesso devo partire per le vacanze. E io infatti non stava piovendo. Un po' così perché ho detto, cavolo, non la posso vedere per un po', ci sono rimasto male, no? E poi ho detto, adesso vediamo di fare qualcosa, no? Per vederla lo stesso, no? La settimana dopo, cioè, è successo una cosa bellissima. Siamo andati al parco, siamo stati insieme al parco, ci siamo divertiti al parco. Ma è stato, io non lo so cos'è sta cosa. E adesso ci dobbiamo vedere quando torno su, dobbiamo nuovo vederci, dobbiamo nuovo stare insieme, devi darmi dei consigli su come fare per vedere come posso, devo uscire a cena, devo finire qualcosa, come mi devo presentare con le rose, con senza le rose. Io non lo so veramente, cioè io sono qua che dico, non lo so. Non t'ho mai visto così entusiasta, Mattia. Ma non lo so anch'io, mamma, cosa è successo. Cioè io per me è stata una cosa da non parole, per me è stata veramente una cosa che mi ha veramente fatto stare senza parole. Io... sono qua che non so come fare, mi devi dare una mano, mi devi veramente dare una mano perché io non lo so, non so come fare, non so cosa dire. Bene. Cosa devo fare per quando torno su?
Quando torni su, la contatti e ci fai una chiacchierata. E parli del più e del meno. E poi... Poi lei ti dirà. Ma io, mamma... Quello che prova per te. Io, mamma... Cosa gli posso portare? Ah, andiamo insieme a vedere. Sai che ho visto una cosina molto carina per lei. Ci vorrebbe proprio vedere una cosa carina per me. Perché comunque voglio portargli qualcosa che faccia capire che io ci tengo a lei. Quindi non lo so, potrebbe andare bene un vasetto di cioccolatini. Qualcosa che dovrebbe andargli bene. Sono tipo 3 minuti di dialogo, Dio mio, dai! Certo, e poi me la devi far vedere, eh? Non me l'hai mica ancora fatta vedere. Ah, adesso te la faccio vedere, guarda, ti faccio vedere. Ti faccio vedere assolutamente, perché io sono veramente entusiasta, ma veramente, guarda, adesso ti faccio vedere. Ha dato il suo Instagram e all'interno, cioè, dai, vediamo. Sono veramente curiosa, Mattia. Guarda, mamma, guarda che bella che è. Che bellina, ma poi è dolcissima. Io non vedo l'ora di portarla. Invece sta facendo vedere la foto tipo di un cane. Va giù e fartela conoscere, perché per me è veramente importante di fartela conoscere, perché veramente io non ho parole. Non è possibile, ragazzi. Dovete sistemare i volumi. Dovete sistemare i volumi. Non è concepibile questa cosa. Io ho bisogno di... E non era nemmeno al massimo il volume, capito? Mancava pure una stecca. Mamma mia, che infarto. Ale, grazie per i 99 centesimi donati. Grazie di cuore, bello. Apprezzo veramente la donazione. Grazie. Anche se è 1 euro. Apprezzo tutti, non sono come Ciccio, eh? Dio, grazie che c'è l'ultima puntata. Ti racconto che mi sono innamorato. Si chiamano sempre allo stesso modo. Descrizione. Seguiteci sui social per non perdere nessuna informazione. In che senso? Nessun aggiornamento. Boh. Vai. Negli scorsi episodi di Ti racconto come mi sono innamorato di te. Qualità. Mi ha dato il suo Instagram. Rovinato. Quanto durerà questo recap? Ciao. Un minuto, ok. Ciao. Ciao. Ok, questo ce lo ricordiamo. Sono loro che, vabbè. Poi c'è il bacino al secondo appunto. Bacino più piadina, vero? La piadina. Il tuo cane è sempre qui a guardarmi? Sì, dai. Sì. Madonna mia. Devo presentare con le rose, con senza le rose. Io non lo so veramente, cioè io sono qua che dico... Non lo so. Non t'ho mai visto così entusiasta, Mattia. Ma lo so anch'io, mamma, cosa è successo. Cioè... Riuscirà la mamma di Mattia ad aiutarlo? Lo scopriremo insieme in questo episodio. Allora, la cosa che non capisco è perché questa introduzione con musica epica, ok che devi caricare il pathos, ma non è successo niente di drammatico, c'è uno slice of life, stai mostrando la tua vita, cioè questa musica epica, manco fosse capito, una serie TV sulla guerra degli Spartani. Sottotitoli, scusatemi. Sì, dopo controlliamo anche potere kawaii, non so se è uscito qualcun però altro. Però comunque mi ha fatto piacere che lui... Ciao Isabella, grazie per l'euro. Parlato, che siamo stati un po' insieme. Veramente io ho sempre desiderato avere questo tipo di ragazzo e finalmente l'ho trovato. Molto meglio questo episodio, sta partendo meglio. Mi sono rotto il c***o. Allora, Matti, usciamo, andiamo a fare shopping? Non voglio andare a fare shopping, ma... Allora, come posso... Mi sono rotto il cazzo, è letteralmente quello che sto pensando io, tipo... Però, cioè, lo sfondo che cos'è? Non si sa. Giochi per PlayStation 5, Blue Yeti a mucchina. Mi sono rotto il cazzo!
Mi sono rotto il ca... Allora Matti, usciamo, andiamo a fare shopping? Non voglio andare a fare shopping, ma... Allora come posso tirarti su? Cos'è sta storia adesso? Io, mamma, veramente non sto capendo sta cosa. Se io do un sacco, poi non ricevo mai niente in cambio. Minchia Mattia, io guarda, vedo questa cosa che tu stai dicendo in tantissime persone, l'impegno che molte persone mettono e poi non ricevono niente in cambio. Mattia, veramente, è la voce della verità, l'unica frase per ora che è condivisibile per l'intera umanità. Mi è venuta una tristezza per lui incredibile. Ma perché lo chiamate il Mats? Cioè, ha una lore questo nome, perché vedo che molti in chat lo conoscono, probabilmente me la sono persa. Sono curioso. Con Greta sono venuto a casa perché non riuscivo a stare su con lei e mi tratta male. Non so perché, ma mi tratta male. E io... No! Ma come? Il Mats e la Gregre. Ah, Gregre, ma perché sta cosa? Cioè, non ha una lore, non mi interessa di TikTok, scusatemi, quindi purtroppo non ho questa lore. Ma perché la tratta male? Perché Mattia, cioè, lei tratta male Mattia perché Mattia non riesce a stare al nord con lei. Non so come fare, ho bisogno del mio tempo, comunque non vengo a fare. Questo comunque è un POV di io che ti sto strozzando mentre ti faccio vedere Mattia Greta. Shopping adesso, mamma. Possiamo parlarne più tardi? Va bene, ma adesso io sto un po' arrabbiato e non voglio fare niente di tutto ciò. Sì, posso aiutarti? No, poverina, allora sono andata a fare shopping. Adesso mi devi lasciare da solo. Ci andiamo a prendere un gelato dopo? Dopo, adesso. Io non lo so, mamma, adesso devo vedere come sto. Perché veramente... Però la mamma, ottima posizione da mamma, non invasiva, dice dopo, eventualmente ci mangiamo un gelato. Applausi alla mamma che sa fare la mamma. Sono arrabbiato con Greta. Non mi calcola, mi lascia il visualizzato, i messaggi. Cosa? E poi non mi vuole mai... No, io purtroppo il mio incredibile awkward... tolto la spunta blu e tolto l'accesso a WhatsApp di modo che io non sia possibilmente vittima di stronzate di messaggi tipo perché mi hai visualizzato e non mi rispondo. Oh, che ansia, ma fammi vivere la mia vita, maledizione. Lumniel, grazie per l'euro donato in Super Chat e grazie anche a Isabella per i 2 euro e anche per l'altro euro, quindi grazie per i 3, Isabella. Fare le videochiamate con me, non vuole mai parlare con me in videochiamata, vuole sempre fare quello che vuole lei. E io devo stare alle sue cose, devo stare ai suoi motivi. Questa cosa mi... Beh, è una relazione, Mattia, è ovvio che ci siano questi problemi, bisogna trovare un punto di incontro in modo tale da comprendere questa cosa. Dà un po' fastidio questa cosa, perché non mi dà... Ma dovete trovare gli spazi reciproci e i punti in cui questi spazi si possono intersecare, di modo che non ci sono questi problemi di invasione. Che voglio? A me dà fastidio. Immagino. Forse è troppo interessante perché è così. Comunque adesso voglio stare da solo. Va bene, dai, vengo fra 10 minuti. Va bene. Ok. Va bene. Grazie. Ma perché Greta si sta comportando così? Cioè, questo biopic l'ha effettivamente fatto Greta? Non so. Cioè, non si può dire come non si può dire. Colminix, grazie per l'euro donato in Super Chat. E grazie anche a Nana Gin per i 2,49€. Ciao ragazzi, grazie di cuore per il supporto al canale. Mamma sì, incredibilmente wholesome. 10 minuti dopo. Minchia. Infatti, non aspettare una reazione del genere. Cosa sta succedendo? Non voglio più avere relazioni a distanza. Ah, vabbè,
Però io ho un'idea. Allora, non ho capito cos'è successo all'audio. Sta di fatto che boh, è apparso con questo incredibile gate. Questo incredibile gate a rovinare la voce. Peccato, perché poteva essere una scena con molto pathos, con una canzoncina in bianco e nero e delle riprese più tipo, non lo so, per creare pathos poteva servire tantissimo. Quale sarebbe? Un'idea fantastica. E quale sarebbe? Come mediare tutto questo? E quale sarebbe? Preparati. Andiamo. Va bene, mi preparo. Vai. Cosa? No, non mi dire che lo sta portando a Mirabilandia. Dopo che Mattia si è preparato. Mi piacciono questi stacchi registrati proprio con col Blue Yeti là a casa. Avanti. Allora Matti, sei pronto? Andiamo? Sì, io sono pronto, mi sono anche messo già il giubbotto. Bene, prendi il telefono, facciamo una chiamata. Ma io mi sono messo il giubbotto. Ma non potevo dirti questa cosa, dai. Adesso te la dico. Prendi il telefono, dai. Chiamiamo Greta. Va bene, allora siediti un attimo. Va bene. Chiamiamola. E ha perso qualcosa, cioè, di tutta questa recitazione. Sperando che mi risponda, eh. Spero veramente che mi risponda. Perché Greta in sto periodo è tremenda. Ha risposto. Ciao Greta! Ma non avevano litigato. Come stai? Ma non avevano litigato. Ah. Bene. Bene, bene, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Tu? No, prima ho avuto un momento molto afflitto perché... Ho avuto un momento afflitto. Ha passato un semplice mental breakdown, è normale. Anche noi uomini andiamo in burnout per queste cose, cioè comprendetelo, no? È successo che cioè, non mi rispondevi ai messaggi, non mi rispondevi a niente. E ho detto, cavolo, cioè io non posso fare così. Cioè, non, sto malissimo, cioè... Ho anche detto che per me la relazione a distanza non esiste più. Cioè, io mo questa cosa veramente mi ha dato fastidissimo. Cioè, io non pensavo veramente a tutto questo, anzi, cioè io... Cioè, il punto del discorso è che lui è stato afflitto dal fatto che è una relazione a distanza e che lei non gli risponde ogni tanto ai messaggi. Bro, cioè, allora il problema non è Greta che è cattiva, sei tu che sei un attimino troppo, come dire, hai compreso male la situazione. Veramente, io ci sono stato veramente tanto male, cioè io non so te, ma io sono rimasto male, mi sono messo a piangere, io non so come l'hai presa. Questo ma... vittimismo è anche abbastanza saltabile. Io mi sono messo a piangere e non sapevo veramente cosa fare né cosa dire. Cioè, la prossima volta per favore rispondi. No, raga, no. Cioè, no. Cioè, lei potrebbe dire tranquillamente, boh, stavo cacando, me stavo guardando un film. Ah, ok, bella ciccia, non ho capito. No, non sono arrabbiato con te, ti sto dicendo le cose come stanno. C'ho anche davanti mia madre adesso. C'ho anche davanti mia madre, sì. Ci sono i miei. Ciao Greta, un bacione. Cioè che dovrei dire io che è una relazione veramente a distanza, perché dovrei che è bambino e che piagnisteo. No, fra... intanto grazie per i 5 euro. No, in realtà sono molti le persone che ho conosciuto con relazione a distanza. E addirittura ci sono persone che hanno relazione a distanza oltremare. Ciò significa che c'è un fuso orario diverso
ergo tipo quando uno dorme l'altro è sveglio, quando l'altro è sveglio l'altro dorme, roba strana giustamente, però vabbè, è ovvio che una relazione a distanza dipende dal contesto, può essere una relazione a distanza abitare in due città vicine come possono essere Firenze e Livorno, per dire, che ti prendi 30 minuti di macchina e sei là. Può essere una relazione a distanza, come può esserlo anche una da Milano, per dire, alla Sicilia, capito? Dipende dalla possibilità di vedersi che la considero una relazione a distanza o meno. Ad esempio, io ho la mia ragazza che abita a un'ora di treno da me, un'ora di macchina da me. È una relazione a distanza? No. Però se tipo, avevo i genitori che non mi facevano uscire, io che avevo la scuola tutti i giorni e ci si può vedere una volta al mese, allora in quel caso la consideri a distanza? Non lo so in realtà quant'è la roba per considerarla a distanza. Però dipende, perché sì, c'è la distanza fisica, ma anche altre distanze, giustamente. Tipo quella non temporale, in base agli impegni, avete compreso. Grazie Mark per i 2 euro, sì, ne sono cosciente, però porca vacca. Tecnicamente a distanza è letteralmente quando non abitate insieme, per la definizione della parola stessa. Livorno merda, ecco. Ciao Noob, non spammare i pugni. Ti saluta, che adesso sta andando via. Però sappi che io ci sono rimasto male e voglio rimediare con te. Quindi, quando ci vediamo, se facciamo una chiacchierata io e te, risolviamo questa cosa una volta per tutte. Dai, cioè. Settimana prossima. Ho 2 settimane. Ma la mamma perché l'ha fatto preparare? Cioè, perché l'ha fatto vestire? Vabbè. Male. Va bene, dai. Ci vediamo tra 2 settimane. Va bene, dai. Allora, scusatemi, questa reaction si è trasformata dal cringe a io che mi arrabbio, no? Perché ce l'ha particolarmente a cuore queste cose. Se qualcosa non ti piace della relazione, se qualcosa non ti sta andando a genio, ti fa sentire in questo modo, iniziare a piangere, a fare la vittima, eccetera, eccetera, per poi andare da lei e dire, guarda che mi sono messo a piangere, guarda che sono stato male per te, guarda che mi hai trattato male, è un po' è vittimismo. Il tuo scopo è farla sentire in colpa per questa cosa affinché ti chieda scusa e dico, ti tratterò meglio perché hai bisogno di attenzioni, eccetera, eccetera. Piuttosto, quando vedi che c'è una cosa che ti dà fastidio, senza aspettare un mese, senza aspettare 2 mesi, senza aspettare 3-4 mesi che la cosa poi carbura, piuttosto che fa la vittima, scrivi, guarda, c'è sta cosa, tu che cosa ne pensi? Punto, se ne parla insieme e trovi un punto d'incontro con questa cosa, piuttosto che sono messo a piangere per te, ti prego, risolvi i problemi. Va bene, a 2 settimane. Però intanto, grazie alle videochiamate, ci possiamo scrivere, Sì, ok, grazie mille. Cosa ne pensi della famiglia Fu? Sì. Chi è? Va bene, dai, te lo prometto. Dai, buona giornata, ciao. Arrivederci. Mamma! Arrivederci, signore. Madonna. Devo raccontare cosa è successo in questa chiamata. Cioè, veramente quando succederà la decima volta nei prossimi 6 mesi e ci lasceremo, io dirò no, ma come, mi ha lasciato perché non riesce a reggermi emotivamente. Non pensavo che succedesse una roba del genere, ma ha detto che ci vediamo tra 2 settimane, adesso ho un po' di cose da fare, ci facciamo le chiamate tutti i giorni, quindi grazie a te l'ho risolto. Grazie, veramente grazie, mamma. Bene, grazie. Contenta, vedi, basta poco. Comunque, bisogna adesso, bisogna parlare, dobbiamo, sul fondamento. Però è sbagliato. Dobbiamo vedere come andare avanti. Certo. Non sarà un problema. Va bene. Riuscirà Mattia a rivedere Greta? Ma penso sì. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Mi sono spaventato in un modo allucinante. Abbiamo finito questa web series, ma ci saranno altri episodi, suppongo. Non può finire così al quarto episodio. Però è pieno di shorts.
Amore, ma stasera guardiamo Sanremo? Scusa, amore, cosa guardiamo stasera? Io Sanremo? stasera volevo giocare alla PlayStation. Io volevo giocare a Sanremo, cosa facciamo? Vuoi giocare a Sanremo? Amore, ma stasera guardiamo Sanremo? Scusa, amore, cosa... Ragazzi, l'avete sentito questo rigurgitino della pancia? Sai quando mangi qualcosa e poi tipo ti rimane qua e fai... Cioè, se sentite bene, dopo che lei dice ci guardiamo Sanremo, si sente proprio sto rigurgitino. Senti, senti. Amore, ma stasera guardiamo Sanremo? Scusa, amore, cosa Beh, non l'ho facciamo? sentito solo io. Cioè, si sente? Amore, ma stasera guardiamo Sanremo? Cioè, questo... Scusa, amore, cosa guardiamo stasera? Si sente di sottofondo. Con l'audio al massimo diventa normale. Oddio, pensavo fosse il mio. E vedi che lo... Cioè, pure io l'ho sentito nell'anima. Invece c'è, è effettivamente presente. Vabbè, tra l'altro il banner è incredibile. Cioè, non... vabbè, niente, non voglio dire niente, però... Ah, ma il canale è pieno di video, tra quei Brawl Stars. Ciao a tutti ragazzi, Ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Mattia. e io sono Greta, come state? Cambiamo, cambia ancora. Allora, vediamo. Era un gameplay di Tekken 7, Greta sei troppo forte, Monopoly. Ma sembra il canale dei Draconicorn. Gameplay dei Sims, non immaginate cosa è successo, tipi di alunni a scuola, interviste ai fan. Ah, secondo me sono dolcissimi, siete dolcissimi, bravissimi. Cosa ne pensi di Greta e Mattia su TikTok? Scusate, non voglio più vederlo. No, Draconicorn, Draconicorn. Non fanno... Ah, ora si chiamano Vivian e Chiara. Come mi sono innamorato di te? Ti racconto come mi sono innamorato di te. Quando mi sono innamorato. No, come mi sono innamorato di te. Ti racconto come mi sono innamorato. Hanno lo stesso nome. No, comunque non è uscito il nuovo episodio di Potere Kawaii. Purtroppo li abbiamo visti tutti quanti, grazie al cielo. Però hanno cancellato anche i vecchi video. Che palle. Dicevo, famiglia Fungo. Cos'è la famiglia Fungo? Perdonatemi, famiglia Fungo. Mamma Fungo ce ne dice quattro. La famiglia del Fungo. È questo? Ma SOS Data, capaci che mi danno il copyright per sta roba. No, mi danno il copyright. È questa qua? Su TikTok. Cosa sta cazzo è? Mamma Fungo ITP? La famiglia del fungo? Cioè, qualcuno di sta puntata di SOS Data? È su TikTok. Non ce l'ho TikTok, raga. E cosa posso fare? C'è solo Mamma Fungo, ce ne dice quattro. Avete finito di scrivere Nulce Brawl? Perché tu nei commenti uscite con tutto. Ma è lui, è lei. Devo dedurre anche che mi fate molta pena, tanta tristezza, perché al di fuori di questo vuol dire che non avete niente altro. Ma è lei, Mamma Fungo. Lei è l'originale Mamma Fungo. Ci sono altri. No, ragazzi, è lore troppo densa di TikTok. Se qualcuno conosce l'intera lore, ci potrei espandere veramente e potrebbe uscirci un video. Però poi queste persone mi denunciano perché sono casi umani, non sono effettive persone. Non lo so. Vabbè, è interessante. Lei è la prima Mamma Fungo. Ci sono più Mamme Fungo. La lore di Papà Fungo. Madonna, ragazzi, ma è una lore proprio intrinsecata. Ci sono due mamme fungo. Infatti, avevo compreso. Eleonora, grazie per l'euro donato in super chat. Allora, ammetto che stasera abbiamo avuto una reaction due pallosa. Pensavo fosse più interessante la lore di Mattia e Creta, anche perché sono solo quattro episodi. Meno male che l'ho fatta oggi, perché se l'avessi fatta fra un mese mi sarei dovuto sorbire tipo 12 episodi in una sera. Invece così, quattro episodi abbiamo capito che cos'è. Fatto, a posto, non ne dovrò mai più guardare questa roba. Mi guardo unicamente Instagram per vedere le campagne di comunicazione su Instagram. Ops. Volevo guardare le campagne di comunicazione su Instagram. Fanart, ok. Ok, pararara. Immagine con intelligenza artificiale, edit.
comunicano bene, sì, dai, diciamo che secondo me un 9 su 10 c'è. 9 su 10 ce l'abbiamo. Quanti follower ha questa pagina? 7000. Vita di coppa, parliamo d'amore. Ridere è la base dell'essere felici. C'è pure Linktree, vai. Dimmi che non c'è OnlyFans, ti prego. C'è la mail, Instagram, YouTube e TikTok. TikTok non me lo fa aprire perché devo entrare con l'account, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, amici, onestamente io sono contento di questa live. No, non è vero, ragazzi, è stata una delle live peggiori che abbia mai fatto, mi dispiace. Pensavo che questa sera fosse emozionante. Letteralmente il titolo ha riassunto veramente quello che volevo concepire, ovvero il fatto che io non mi devo mai fidare dei vostri consigli quando mi dite di prego reagisci a questa cosa, perché poi succede tipo che c'è una live di un'ora in cui reagisco a tipo due persone che non hanno minimamente l'idea di cosa voglia dire raccontare una storia tramite un video, tramite editing e tramite altro, e quindi mi ritrovo a fare questa cosa cringe che non è altamente all'altezza del potenziale che io ho e che potrei assolutamente sfruttare nel raccontarvi un'effettiva storia e fare una live che potrebbe coinvolgervi e portarvi qualcosa di nuovo. Invece no, adesso andrete a dormire e l'unica cosa che vi ricorderete, sarete lì a guardare il soffitto a fare minchia, ma io stasera dalle 9, dalle 8 e mezza fino alle 22 potevo fare qualcos'altro, potevo giocare con i miei amici, potevo leggere un libro, potevo guardare un film, potevo fare qualsiasi cosa. Invece sono stato qua a guardare Poldo che reagisce a questa roba e non è stato nemmeno divertente, capito? Non so se lo farò più, non so se nemmeno se seguirò Poldo, non so nemmeno se la prossima live me la guarderò, perché questa live è stata tremenda, capite? Io quindi ci perdo d'immagine, ci perdo pubblico, ci perdo potenziale pubblico, ci perdo guadagni, ci perdo introiti, ci perdo tutto. Quindi per favore, vi giuro che la prossima live sarà molto più bella. Ragazzi, io sono Poldo, vi ringrazio per essere stati in live fino a quest'ora, vi ringrazio per aver partecipato così intensamente alla live e noi a questo punto ci vediamo domani alle 20.30 in live su YouTube. No, domani ci vediamo alle 20 perché proviamo quel Battle Royale di sabato scorso perché ora dovrebbe funzionare tecnicamente, lo scopriremo. E poi dopo le 22.30 siamo in live ospiti da qualcun altro, però qui su YouTube. Ci vediamo domani sostanzialmente. Guys, grazie ancora. Buonanotte. Vado a mangiare. A me è piaciuta. No, mamma fungo. Non c'ho TikTok, non posso farlo. Mi dispiace. Niente mamma fungo. Ora mi ossessionerà questa cosa di mamma fungo. Devo capire che cos'è mamma fungo. Dannazione. Signori, buonanotte, dormite bene e allora, tra le frasi del giorno abbiamo: avevo in mente di pensarti. I miei genitori non sanno che siamo fidanzati, perché non siamo fidanzati. Sei una persona a cui piace vedere le cose estetiche. Volete sapere dove va a casa Mattia? Se dobbiamo fare una top 4, all'ultimo posto metto: i miei genitori non sanno che siamo fidanzati, perché non siamo fidanzati. Al terzo posto metto: sei una persona a cui piace vedere le cose estetiche. Al secondo posto metto: volete sapere dove va a casa Mattia? Mentre al primo posto metto: avevo in mente di pensarti. Buonanotte ragazzi, ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti.